Confcommercio nasce il 29 aprile del 1945, 70 anni trascorsi rappresentando, sempre al passo con i tempi, le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni. terziario di mercato che ha fatto e continua a fare la storia del Paese, che ha creato sviluppo e occupazione, che ha saputo innovare e che è un presidio nelle nostre città e nei nostri territori. 70 anni di vita festeggiati in tutta Italia e conclusi a Venezia, al Teatro La Fenice, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. alle autorità e a tutti gli intervenuti e benvenuti alla nostra assemblea pubblica annuale di ConfCommercio Imprese per l'Italia di Pistoia e Prato. Siamo partiti con un applauso per, per la ConfCommercio, visto che diciamo, l'inizio di questa serata è stata la conclusione di una partita di calcio, forse un bel applauso anche alla nostra nazionale, se lo merita. È stata per me anche una serata per sfatare con il direttore generale che insomma, Pistone non porta male alla nazionale perché due anni fa, proprio in occasione dell'Assemblea, una sonora sconfitta e quindi quest'anno abbiamo assolutamente cambiato rotta. Per noi, l'Assemblea dei Soci è chiaramente l'evento più importante dell'anno, è l'evento nel quale raccontiamo l'attività dell'Associazione dei precedenti 12 mesi, ma anche il momento nel quale facciamo sintesi di quelle che possono essere i nostri progetti futuri, ma anche i temi che intendiamo affrontare. Lo scorso anno la prima assemblea dei soci fatta nel territorio pratese fu il momento nel quale insomma, celebrammo il nuovo modello organizzativo dell'associazione pluriterritoriale. Quest'anno caratterizziamo la nostra assemblea con due elementi. Il primo è eh, quel documento che avete nella cartellina che vi è stato consegnato ed è il budget sociale dell'associazione per il 2016. Abbiamo scelto questa via della rendicontazione sociale che attiviamo da quest'anno grazie anche all'impulso della Confederazione, devo dire personalmente del direttore generale, che ci orienta a rendere evidenti, trasparente il nostro lavoro, a far conoscere le nostre strutture che talvolta non sono così chiare agli associati, agli stakeholder e quindi alle pubbliche amministrazioni, quindi farsi leggere, questo è un po' il tema, è quello che vogliamo fare da oggi sempre di più per svolgere al meglio il nostro lavoro. L'altro tema invece è il focus che facciamo stasera, grazie ad interventi qualificati sul tema dell'innovazione nel terziario. Siamo in una fase di grande complessità economica, qualcuno la chiama e la chiamerà stasera di, di transizione, dove nascono nuovi paradigmi di organizzazione del sistema economico, dove il limite tra i settori della produzione piuttosto che quello del commercio, ma anche quello dei servizi, tendono a cambiare. E noi anche con le riflessioni di stasera vogliamo aprire nuovi servizi, nuove attività, nuovi ambiti per cercare di prevenire queste variazioni che il sistema economico conosce. Lo facciamo grazie anche ad autorità che stasera sono insieme a noi e procederei a, a presentarle. Per prima il vice sindaco del Comune di Pistoia, Daniela Belliti. Che ringrazio, vi prego di accoglierla con un applauso. Insieme a lei il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Gli do un po' le spalle. Matteo è una persona così per bene che, che le spalle non le merita di sicuro. Dopodiché il presidente di Confcommercio, imprese per l'Italia di Pistoia e Prato, Stefano Morandi. Poi il professor Enzo Rullani, che è direttore del T-Lab, il laboratorio del terziario che innova, uno dei soggetti cardine del club degli innovatori che la Confederazione ha costituito da qualche tempo, ed è quel luogo dove il nostro sistema tende a fare riflessioni e valutazioni su quelle che sono le prospettive di futuro. Nostro, ma anche della nostra rappresentanza, e quindi i modelli verso i quali ci dovremo preparare. È con noi. È con noi Stefano Stuffo, assessore regionale alle attività produttive, al commercio e al turismo. Grazie Stefano di essere con noi. Per ultimo, Francesco Rivolta. Nostro direttore generale della Confederazione, lo voglio chiamare il direttore dei direttori, che insomma stasera lo presterò alla platea, ma anche se insomma, è il mio direttore, quindi trattatemelo bene e fategli un bel applauso. Bene, partirei con gli interventi: il primo è un intervento di saluto da parte del vice sindaco del comune di Pistoia, Daniela Belliti. Grazie, Daniela. I saluti dell'amministrazione comunale di Pistoia e in primo luogo del Sindaco che non è potuto intervenire direttamente a questa importante assemblea della quale ringrazio Concommercio di Pistoia e Prato. La ringrazio in particolare perché per questo per quest appuntamento ha scelto un luogo e un tema di particolare suggestione. Il luogo eh, affascinante del convento di Giaccherino. Rinato a nuova vita eh, dopo una storia radicata su questo territorio di sapere, di cultura e che oggi si proietta in un futuro promettente, e un tema, quello dell'innovazione eh, nel settore del terziario, che sicuramente è di grande attualità. Ma entrambe queste scelte, il luogo di questo eh, giaccherino. E il tema dell'innovazione ci proiettano soprattutto per quello che rappresenta l'appuntamento più importante di questo territorio almeno degli ultimi decenni, ovvero eh, Pistoia, la città di Pistoia sarà città capitale della cultura italiana nel 2017 e questo è un appuntamento che rappresenta un'occasione e una sfida per tutta la città, un eh, obiettivo per il quale l'amministrazione ha ovviamente lavorato alacremente. Ma che non avrebbe raggiunto se non avesse avuto la piena collaborazione di tutti i soggetti del territorio, istituzionali e non, anche soggetti economici e sociali. Voglio in particolare ringraziare Confcommercio, il suo direttore Tempestini, che ha dato davvero un contributo importante nella redazione di quel dossier che ha consentito alla nostra città di raggiungere questo importante risultato. Io penso che eh, Pistoia eh, sia riuscita ad arrivare a questo risultato perché, forse per la prima volta, è riuscita a trasmettere in modo organico, in un progetto organico, le tante risorse eh, culturali, sociali ed economiche che la caratterizzano ma che fino a qui si sono viste, vissute e percepite in maniera più autoreferenziale. Ecco, la grande occasione sta appunto nel fatto di compiere un salto di qualità eh, per tutta la città che sappia dare una percezione di sé finalmente in termini unitari, ovvero quello di riuscire a, tra a trasmettere, a trasferire, nel senso di una identità eh, culturale unica le tante risorse, le tante esperienze che hanno caratterizzato la storia di queste città, in particolare appunto nel settore delle attività produttive, eh, perché siamo nella sede di un'importante associazione di rappresentanza economica. Eh, Pistoia si caratterizza per la presenza del verde, del paesaggio, delle sue tradizioni artistiche e musicali ma anche per la pluralità delle proprie attività produttive. Pistoia non si è mai rappresentata in termini monoculturali, né sotto l'aspetto del sapere, della cultura e della conoscenza, e nemmeno sotto l'aspetto di un'economia locale che certamente in questi dieci anni ha sofferto e soffre in termini di competitività, di raggiungimento, di standard, di qualità e di ricchezza ma che grazie a questa diversificazione che l'ha caratterizzata non ha subito la desertificazione che invece hanno vissuto altri territori. Sottolineo questo aspetto perché Pistoia rappresenta eh, alcune tipologie produttive caratterizzanti che sono sicuramente per un verso il florovivaismo e l'altro invece il distretto ferroviario, quindi un'importante industria meccanica, ma esiste, radicata sul territorio, un'attività artigianale e commerciale estremamente dinamica e eh, che, ha, eh, che, si, che si rappresenta in termini anche di grande equilibrio tra piccola, media e grande eh, distribuzione eh, e in un'alleanza che si è costruita anche con altri livelli, anche altre risorse eh, di produzione. Penso per, per esempio appunto anche all'alleanza che si è costruita con i prodotti locali del settore enogastronomico. Ecco, Voglio sottolineare in particolare questi aspetti perché, per l'appunto, eh, grazie al contributo e all'impegno che eh, un'associazione come Confcommercio eh, ha profuso in questi anni, eh, noi abbiamo ormai nella nostra città alcuni appuntamenti che sono diventati punti di riferimento essenziali tra le manifestazioni eh, del nostro eh, calendario degli eventi: da una parte Toscana in Bocca. Che rappresenta per l'appunto questa alleanza eh, di filiera eh, commerciale ed enogastronomica, oppure appunto questa è un'esperienza che proviene più lontano nel tempo, grazie anche all'impegno e all'investimento della regione Toscana, di vetrine in Toscana, e poi l'altro progetto che è stato quello di Visiting Pistoia. Visiting Pistoia ha rappresentato eh, un e rappresenta una, eh, una realtà molto importante che ha consentito di aprire monumenti e eh, spazi culturali importanti eh, della città anche in orari eh, diversi per consentire ai turisti che sempre più numerosi arrivano in città di scoprire le nostre bellezze e i nostri tesori nascosti. Appunto l'opportunità del turismo sta diventando una realtà molto concreta e l'attrazione del 2017 si sta già eh, fortemente vedendo nel nostro territorio in questi fine settimana, in questi giorni che eh, iniziano eh, gli eventi appunto anche del periodo estivo. E, eh, proprio da questo punto di vista la riflessione che eh, viene sviluppata stasera è estremamente interessante anche perché appunto noi abbiamo sempre interpretato il 2017 non come un punto d'arrivo ma come un punto di partenza, come una svolta e l'apertura di una nuova fase di sviluppo e di crescita per tutto il territorio. L'elemento che sarà eh, all'attenzione di questa serata è quella dell'innovazione del terziario. Sappiamo che molti cambiamenti sono stati introdotti nel sistema eh, e si parlerà appunto dei mutamenti introdotti dall'introduzione dell'e-commerce e della cosiddetta disintermediazione eh, che saranno poi oggetto dell'intervento del professor Rullani. Ecco, commercio e turismo conoscono oggi, forse a un secolo di distanza rispetto all'industria, la loro vera modernizzazione il loro vero primo processo di modernizzazione e da questo punto di vista sarebbe, importante, mo, sarebbe molto importante analizzare anche sotto l'aspetto culturale e sociologico non soltanto eh, economico eh, le prospettive che si possono aprire nel settore da questo punto di vista. E anche qui noi vogliamo dare un contributo, un sostegno, un supporto perché questa fase di modernizzazione del settore possa essere affrontato e superato con positività. Appunto l'occasione del 2017 impone alla città di Pistoia tutta di, di modernizzarsi a sua volta e modernizzarsi a sua volta significa cominciare a investire di più sulle grandi infrastrutture di rete sulle grandi infrastrutture appunto tecnologiche sulla diffusione della banda larga per consentire la più ampia e più forte connettività questo sarà un progetto che appunto stiamo mettendo in campo per la possibilità di connettere alla banda larga tutto il territorio della città storica di Pistoia, perché possa consentire a chiunque venga a visitare la città il prossimo anno, di poter orientarsi nella, nel visitare i punti di attrazione più importanti dal punto di vista turistico e culturale della nostra città. Assieme ai grandi investimenti di recupero del patrimonio pubblico, che l'amministrazione comunale, con altri soggetti, dalla Regione alla Fondazione Cassa di Risparmio, che voglio ringraziare per l'impegno che stanno mettendo sotto questo profilo, riconsegneranno allo spazio pubblico, alla città, dei monumenti e degli spazi veramente di grandissimo pregio. Penso alla Chiesa di San Salvatore, o penso a Santiago Poincastellare, soltanto per citare due degli esempi più illustri che abbiamo ancora chiusi purtroppo ancora appunto chiusi nel proprio scrigno ma che saranno riconsegnati alla città presto e quindi in questo senso eh, noi in, possiamo dare questo contributo proprio perché questo processo di modernizzazione possa essere superato con lo slancio che richiede e con la capacità e la creatività di tutti. L'altro grande elemento di innovazione che possiamo mettere in campo come amministrazione comunale sarà appunto una sfida che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi sarà la revisione del piano urbano della mobilità sostenibile, perché questo sarà un altro strumento di grande innovazione eh, che cambierà il volto della città. E insieme a questo, eh, chiamando tutti appunto ad, una, eh, ad un ripensamento dei propri modi di eh, collocazione all'interno dello spazio urbano, all'interno e nel rapporto e nella relazione con lo spazio pubblico. Su questo, abbiamo già avviato un'azione di partecipazione, perché sarà la partecipazione lo strumento con il quale. Eh, vogliamo arrivare ad approvare entro la fine del mandato eh, questo atto di pianificazione di grande importanza per la città e al quale intendiamo appunto, aprire un confronto serio, serrato, ma un confronto di apertura al futuro. Al, eh, al rapporto che si è iniziato a costruire di collaborazione anche con la città di Prato. Saluto il sindaco Matteo Buffoni eh, per, e lo ringrazio appunto eh, per la sua presenza qui stasera. Ma eh, diciamo che una nuova generazione di sindaci e di amministratori locali eh, sta governando le città, sta governando le città della Toscana, soprattutto in questa area appunto eh, dell'alta Toscana, eh, nel, vicino alla città metropolitana, e tanti aspetti di collaborazione si sono aperti, da quelli delle grandi infrastrutture, ma anche dai temi di governo ambientale in termini più diffusi e anche un confronto sulle prospettive di crescita e di sviluppo produttivo di quest'area possono rappresentare un terreno eh, proficuo di eh, prospettiva comune. Eh, questa collaborazione eh, può essere rafforzata dal fatto che Rappresentanze di categorie economiche si stanno organizzando su questa base territoriale e questo naturalmente rappresenta uno stimolo per tutti, proprio perché riusciamo a condividere e coordinare azioni di governo che se su scala più, più ampia risultano essere anche ricette più forti. E quella ricchezza a cui facevo riferimento prima, di carattere sociale, culturale, economico, può diventare una risorsa importante di competitività territoriale che, anche in una nuova prospettiva di scenario globale basti pensare a quale dovrà essere il futuro dell'Europa dopo il referendum della Gran Bretagna di qualche giorno fa ecco, rispetto a questo il fatto che possiamo costruire sul territorio attraverso uno sviluppo delle nostre radici Forme di collaborazione e di alleanza più forte tra livelli territoriali contigui rappresenta davvero una ricchezza per tutti. Quindi vi ringrazio tutti, ringrazio eh, la Confcommercio e ringrazio tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo questa sera alla vostra Assemblea. Grazie. 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 grazie Daniela, grazie delle parole anche. Insomma, Dirette verso di noi, insomma, verso il nostro lavoro e in bocca al lupo per, per l'impegno, in particolare sulla programmazione degli eventi per il prossimo anno. Per il prossimo saluto è chiamato il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Per noi, recente, diciamo recente conoscenza, Matteo, perché insomma ormai è solo da un anno, ma 12 mesi che ci frequentiamo e quindi. Io voglio dichiarare così, diciamo così, scopro per primo le carte una soddisfazione nel rapporto che c'è stato con l'amministrazione comunale, un rapporto diciamo costruttivo, su alcune cose siamo andati d'accordo, su altre forse non ci siamo trovati, ma insomma la relazione è quella corretta con un corpo intermedio come siamo noi. Beh, funziona così, meno male. Se si fosse sempre d'accordo sarebbe quasi preoccupante da questo punto di vista. No, in realtà io vi voglio ringraziare innanzitutto per avermi fatto scoprire questo posto meraviglioso né io né il mio navigatore eh, avevano la più pallida idea di dove fosse e devo dire oggettivamente è veramente qualcosa di speciale bellissimo, io poi ho la fortuna di avere la vista sulla finestra e devo dire lo spettacolo è assolutamente eccellente, nello stesso tempo va bene, certo io ringrazio Tiziano ma a contraccambio, lo dico sinceramente perché l'ho detto anche in momenti non pubblici come questi l'ho detto perché L'amministrare in un mondo che va veloce, va velocissimo, lo diceva bene Daniela, eh, è sempre complesso e oltretutto in un momento in cui le risorse anche per gli enti locali sono comunque vada limitate e non infinite. Ve lo dice uno che viene da una città che ha conosciuto ricchezze importanti, che anche adesso probabilmente ha delle ricchezze importanti ma che certo la crisi degli ultimi anni ha colpito violentemente. Allora, avere dei punti di riferimento, avere delle possibilità di dialogo profonde con le associazioni di categoria strutturate sul territorio, che rappresentano effettivamente chi un'interlocuzione importante per l'amministrazione diventa fondamentale proprio per allocare quelle risorse e fare quelle scelte che Probabilmente anche in, di, di, in tempi rapidissimi, poi necessitano di essere riviste, di essere sistemate, di essere adeguate, affinate rispetto ai momenti che cambiano. Questa è la sfida che, come amministrazione, noi abbiamo e che, devo dire, con Confcommercio Pistoia e Prato abbiamo provato a giocare fino a un fondo anche una realtà come la nostra, che sta cambiando in maniera significativa, in maniera radicale su cui c'è ancora un lavoro da fare ma su cui stanno arrivando risultati importanti. Ecco, avere punti di riferimento come quello che in questo anno abbiamo trovato, e credo sia il primo di tanti, diciamo, eh, sarà, è, di vero, è davvero significativo. Lo dico senza piaggeria, lo dico perché anche per vita personale, chi viene da Prato sa quello che intendo, credo che le i corpi intermedi, quelli di rappresentanza sindacale, datoriale, siano fondamentali per le scelte che in questo momento noi dobbiamo fare. Lo dico, oltretutto, lo accennava bene Daniela, io lo voglio ribadire, in un momento in cui sta cambiando anche l'impostazione alle gestioni dei problemi che noi stiamo provando ad affrontare, proprio perché ci siamo resi conto che, un po' come ha fatto ConfCommercio, eh, forse per motivi almeno a Prato particolari, ma che adesso, secondo me, dà risultati importanti, che chiudersi dentro i propri orticelli è una cosa divertente, quando c'è il derby, Prato-Pistoiese, ci si diverti, e Samuele ci si fa dispetto e tutto quello che può essere. Ma poi, per fare le scelte che contano, quelle che portano sviluppo alla nostra comunità, che quindi mettono nelle condizioni anche voi di lavorare meglio, di essere più presenti sui mercati, di essere capaci di attrarre qui nuove possibilità, beh, molto spesso serve dialogare insieme, scegliere con cura gli obiettivi, perseguirli insieme, cercare che, di far sì che quegli obiettivi siano i più comuni possibili. Questa è la sfida che anche come amministrazioni stiamo provando a giocare. Ognuno ovviamente ha il quotidiano da gestire, ha le proprie peculiarità, ha i temi che la propria città ti pone quotidianamente, tutti i giorni, costantemente, alla propria attenzione, ma poi ci sono scelte più ampie. Che è ora di iniziare a fare insieme. Noi abbiamo fatto un incontro con la Giunta Fiorentina. Lo stiamo organizzando stiamo insieme alla Giunta di Pistoia, stiamo organizzando un momento di incontro per poi andare di nuovo a ragionare in un'ottica d'aria vasta proprio per le scelte più importanti: eh, quelle di mobilità, le accennavo, ma anche le scelte di strategia economica, come ci raccontiamo all'esterno, la possibilità di intercettare fondi europei, tutte quelle cose di cui fino a ora spesso. Eh, ci siamo eh, raccontati, cioè ce le siamo dette, ma poi non abbiamo praticamente perseguito poi in maniera efficace eh, gli obiettivi che queste sfide ci pongono. Ecco, questa è l'idea che a me piace, per questo eh, mi, mi riempie di fiducia vedere un'assemblea così partecipata da parte di un'associazione di categoria. Lo dico perché significa che c'è vitalità, significa che c'è voglia di stare sul fronte più avanzato rispetto alle sfide del quotidiano i centri storici certo ma il presidio delle periferie avete visto le ultime amministrative chi ha questa passione maledetta, ognuno la vede come vuole della politica ha visto quanto si è giocato sul tema del recupero delle periferie del presidio delle periferie ecco avere le associazioni a categoria che ci danno una mano nel gestire quelle che sono le dinamiche che stanno anche nelle zone più periferiche delle nostre città. Diventa ancora più importante una fase come questa. E il fatto che ci sia una Conf commercio che anche a Prato ha ripreso vigore, forza, qualità. Perché questo devo dire, abbiamo incontrato non solo persone che hanno voglia di mettersi in gioco, ma anche che hanno portato proposte, che non hanno portato solamente... Come talvolta è accaduto in passato, polemica e discussione, ma hanno portato idee, proposte ed obiettivi. Certe volte si va d'accordo, certe volte un po' meno. Fa parte, come dire, della relazione sana che ci deve essere in chi ha i ruoli che noi ricopriamo. Però... Vedo da questa assemblea, vedo da questa sala. L'ho visto l'anno scorso alla Camera di Commercio a Prato. L'ho visto quando avete dato le stelle per i 50 e i tanti anni insomma, di lavoro. Che c'è un'associazione categoria che su questa partita mi sembra proprio in prima fila, che ha voglia di raccogliere la sfida che la quotidianità ci lancia. Io di questo sono molto contento. Lo dico da. Un ruolo che è un onore enorme quello di rappresentare la mia città, lo dico perché sono certo che insieme facendo questo tipo di lavoro i problemi del quotidiano si risolvono. I problemi si superano. Perché le nostre realtà, a Prato, Pistoia, Firenze, quest'area della Toscana è sempre stata capace attraverso qualità, coraggio e passione e voglia di lavorare, di superare anche le difficoltà che certamente ci sono e che chi poi anche a livello nazionale si confronta con eh, il governo o con, con livelli superiori ci potrà rappresentare ancora meglio. Di, questo, di tutto questo io vi voglio sinceramente ringraziare e come dire, da qui lancio la sfida per quello che ci attende nei prossimi periodi e nei prossimi anni. Sicuramente, almeno finché toccherà a noi, l'amministrazione comunale è pronta e disponibile a. Dialogare, confrontarsi a raccogliere tutti quelli che sono gli obiettivi che ci vogliate porre nell'ottica di crescita di tutta la comunità. Grazie mille. Grazie Matteo, grazie sindaco. Che dire insomma, se dopo 12 mesi diciamo, andiamo così insomma, abbiamo solo da peggiorare, quindi diciamo, potremmo fermarci qua. Però invece insomma, saluto veramente con soddisfazione le, le parole del Sindaco, perché insomma, danno il senso ad un lavoro fatto con serietà, ma anche con la eh, che posso dire, corretta attenzione nella nascita di un'associazione come la nostra pluriterritoriale, che riguarda territori diversi, in Toscana dove insomma, il campanilismo non aiuta e quindi. Le tue parole insomma, ci danno il senso di un lavoro fatto insieme all'amministrazione che insomma, i suoi risultati li ha portati e sicuramente li potrà portare in futuro. Chiamerei per la sua relazione il Presidente Stefano Morandi che introduce poi il lavoro. Bene, buonasera, cari associati, autorità, rappresentanti delle istituzioni, cari amiche e cari amici, benvenuti all'Assemblea annuale di Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Pistoia e Prato. Vi accogliamo questa sera in uno dei luoghi più suggestivi di Pistoia. Possiamo ammirare dall'alto la nostra splendida città, giustamente designata Capitale Italiana della Cultura per l'anno 2017. Sì, perché Pistoia ha meritato a pieno titolo questo riconoscimento, per la sua storia, per le sue ricchezze artistiche, per la sua genuina toscanità e per le iniziative a carattere culturale che ogni anno contraddistinguono il calendario degli eventi. Noi ci abbiamo creduto fin da subito in questa parte, in questa opportunità, partecipando alla stesura di alcune parti del dossier, ma oggi vogliamo crederci ancora di più. Perché è ora che dobbiamo investire, pianificare azioni di valorizzazione, iniziative straordinarie per poter cogliere appieno nel 2017 il frutto di questo elemento distintivo. Approfitto della presenza del Vice Sindaco di Pistoia Daniela Belliti. Che ringrazio per la sua partecipazione a questa iniziativa e per l'impegno che l'amministrazione ha profuso nella candidatura della città, per ribadire la nostra disponibilità al confronto e alla collaborazione su questo tema. Noi ci siamo e ringrazio anche per la sua presenza fuori casa, per dirlo in termini calcistici, il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, con il quale dal momento della costituzione dell'Associazione Interprovinciale abbiamo aperto un confronto assiduo su temi legati allo sviluppo della città, ma su questo argomento avrò modo di tornare in seguito. Dal maggio del 2015, l'Associazione Pluriterritoriale di Prato e Pistoia è un'entità in cui entrambe le città, e a pieno titolo, giocano in casa. Abbiamo lavorato. E Proseguiremo affinché queste due realtà possano trovare in noi l'opportunità di valorizzare al massimo le similitudini e quella di poter esprimere con altrettanta forza e fonte di arricchimento le proprie peculiarità, perché Pistoia e Prato sono due città vicine geograficamente, ma per alcuni aspetti diversi, con una storia differente alle spalle, anche se accomunate oggi purtroppo dall'aver attraversato uno dei periodi più difficili che l'economia italiana ricordi. Tra il 2008 e il 2014 l'Italia è entrata in una fase di prolungata e profonda recessione, la più grave della nostra storia nazionale dal dopoguerra. Oltre 4 milioni di persone sono scese al di sotto della soglia di povertà assoluta. Il PIL pro capite è diminuito del 12,5%. È come se le famiglie italiane avessero spostato indietro di un ventennio l'orologio del proprio tenore di vita. Gli investimenti sono crollati del 30%. Sono andati distrutti oltre 1.800.000 posti di lavoro. Lo stock di imprese si è ridotto di oltre 86.000 unità. Si sono modificati i comportamenti e i modelli di consumo. La spesa alimentare si è contratta di oltre il 12% e gli acquisti di beni durevoli di circa il 25%, con punte superiori al 40% nel caso dei mezzi di trasporto. Nel 2015 finalmente c'è stata un'inversione del ciclo economico. Reddito disponibile e spesa delle famiglie sono cresciuti di circa l'1%. Il risparmio ha recuperato mezzo punto percentuale. Il sistema produttivo ha manifestato tenui segnali di miglioramento. L'occupazione ha mostrato un qualche recupero, con una crescita di oltre 190.000 unità per l'intera economia, di cui l'80%, cioè più di 155.000 unità, sono nuovi posti di lavoro creati dalle attività produttive di area confcommercio. I consumi sono tornati su tassi di crescita positivi, con un forte balzo dei mezzi di trasporto. Nel 2016 i segni più sembrano rafforzarsi. Anche se il tono della nostra economia resta debole, con più 0,3% di crescita congiunturale nel primo trimestre di quest'anno, soprattutto se si considera che quella tedesca è stata pari a più 0,7%. La mancanza di una ripresa più robusta trova spiegazione nei deficit di legalità e di infrastrutture, da una parte, e gli eccessi di burocrazia e carico fiscale, dall'altra, che penalizzano soprattutto il Mezzogiorno, con l'accentuazione del divario Nord-Sud, e frenano gli investimenti. Ma oggi siamo veramente di fronte alla ripresa. Forse sì, ma è una ripresa per dirle, con le parole del nostro presidente Carlo Sangalli, senza slancio e senza intensità. Possiamo e dobbiamo fare meglio, ma è possibile solo ad alcune condizioni senza le quali le nostre imprese e i nostri imprenditori, vero motore di questo Paese come, come del nostro territorio, non possono riportare alcun segno positivo al sistema economico aziende vessate dal fisco e da tributi locali, schiacciate da un sistema burocratico troppo pesante, da un costo del lavoro insostenibile, con strade di accesso al credito impraticabili. Qualcosa è stato fatto, ma non basta, occorre fare di più. Fino a quando non restituiremo potere di acquisto alle famiglie per una solida ripresa dei consumi non potrà esserci sviluppo. Per questo ci siamo opposti con forza ad un ulteriore aumento dell'IVA, chiedendo invece di intervenire con una drastica riduzione della spesa pubblica, così, così come occorre dare nuovo fiato alle imprese, con una riduzione consistente dell'IRPEF, con una maggiore fiducia alle PMI da parte delle banche. Solo investendo nella qualità dell'impresa e del lavoro, possiamo garantire la qualità della vita nelle nostre città. E proprio puntando alle qualità delle nostre aziende, che è una delle nostre priorità, abbiamo individuato il tema assembleale di quest'anno, l'innovazione nel terziario fra tecnologia e intelligenza relazionale. Mi limito a una breve introduzione dell'argomento e delle motivazioni che ci hanno spinto alla scelta. Visto che il professor Enzo Rullani, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, nel suo intervento successivo potrà approfondirlo direttamente con la corretta professionalità. Seguirà il commento dei nostri graditi ospiti, che ringrazio. L'assessore regionale Stefano Cioffo e il nostro direttore generale Francesco Rivolta, che concluderà i lavori. Grazie, grazie direttore per aver garantito, come ogni anno, la presenza della Confederazione all'evento più importante nel corso dell'anno per la nostra associazione territoriale. Innovazione e intelligenza relazionale, dicevamo. L'innovazione in ogni sua forma, sia essa tecnologica, di processo o di servizi, è oggi la risorsa necessaria per determinare il successo e la sopravvivenza delle imprese, anche e soprattutto delle piccole e medie imprese del terziario. Nell'evoluzione delle filiere produttive, sempre più globali e differenziate, la trama delle relazioni muta rapidamente e altrettanto radicalmente cambia il ruolo svolto dagli intermediari, sia nel campo della distribuzione commerciale che in quella dei servizi connettivi. Siamo quindi chiamati a fornire risposte nuove, fondate sulla costruzione di nuove relazioni, di nuovi modelli di business. Le filiere sono diventate mobili e noi dobbiamo fare lo stesso dotandoci dell'intelligenza relazionale necessaria a scegliere il nostro percorso, la nostra soluzione, selezionando dal grande numero di possibilità a cui il mondo di oggi ci dà accesso. Un ragionamento che vale per le nostre aziende, quanto per noi associazioni. In un contesto in continua evoluzione dobbiamo essere noi primi a promuovere e trainare il cambiamento. E noi vogliamo essere primi a praticarlo, riorganizzando le nostre realtà alla luce dei nuovi scenari, confermando l'utilità dei corpi intermedi nel tessuto sociale, rafforzando ulteriormente la rappresentanza, il legame e il valore delle imprese associate. Le aziende che fanno parte del nostro sistema diventano parte attiva di una rete di imprese dalla quale possono cogliere opportunità di sviluppo e di confronto. Servizi e vantaggi tutti concentrati in un'unica struttura è qualcosa che non possono trovare altrove ed è questo oggi il nostro primo obiettivo essere per le imprese del sistema un vantaggio competitivo ed è in quest'ottica che stiamo improntando le nostre attività presenti e future determinazione nella rappresentanza. Ottimizzazione dei servizi, qualificazione e trasparenza delle relazioni. Elementi che vogliamo ci contraddistinguano nel rapporto con i soci, nostri primari stakeholder e con tutti i nostri interlocutori. Ne è un esempio la scelta di seguire la strada della rendicontazione sociale. Potevamo non farlo. L'etica non è un obbligo normativo, ma noi lo riteniamo un dovere morale e sociale. Un atto di trasparenza nei confronti di tutti coloro che sono interessati e influenzano il nostro operato. Con il budget sociale 2016 che abbiamo consegnato stasera, vi forniamo una conoscenza puntuale delle dinamiche interne, delle strategie, delle azioni messe in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati a favore delle categorie rappresentate e dello sviluppo economico e sociale di tutto il territorio di riferimento. La reputazione delle nostre realtà non si misura, infatti, solo attraverso lo sviluppo associativo e le performance organizzative, ma anche e soprattutto misurando la ricaduta sociale ed economica di ciò che si fa. E l'anno 2015 è stato per noi sicuramente un anno ricco di soddisfazione e di cose fatte a partire proprio un anno fa dall'avvio delle attività sul territorio pratese, nel quale stiamo muovendo i nostri passi con uno sguardo rivolto all'oggi e un occhio ben aperto su una lunga prospettiva di sviluppo solida e di lungo periodo. Siamo ripartiti da una nuova sede, accessibile ma allo stesso tempo vicina al centro cittadino, luogo nel quale ci siamo impegnati a incrementare la nostra rappresentanza. Abbiamo costituito le principali federazioni di categoria Pubblici Esercizi, Agenti di Commercio, Agenti di Intermediazione, Venditori di Suore pubbliche, Rivenditori di prodotti petroliferi e per l'agricoltura, Terziario Donna. Questi gruppi ad oggi costituiti sul territorio e presto se ne aggiungeranno di nuovi in rappresentanza delle altre categorie. Ringrazio per questo gli imprenditori pratesi, per la disponibilità e l'atteggiamento propositivo e collaborativo quanto mai utile in questo momento. Come dicevo in apertura, abbiamo avviato un confronto continuativo con l'amministrazione su temi cari alla città, molti dei quali legati all'esigenza di dare nuovo slancio al centro storico attraverso interventi sulla sicurezza, una corretta gestione della movida e una programmazione di eventi in grado di animare e rendere più accogliente la città. Con la stessa determinazione manteniamo aperto il confronto con l'amministrazione pistoiese su argomenti affini, perché anche a Pistoia il Centro ritrovi frequentazione anche in orario diurno e mantenga il proprio appeal in quello serale. E dopo trent'anni abbiamo anche noi rinnovato la nostra immagine ristrutturando la sede di Pistoia per offrire locali più accoglienti e rispondenti alle attuali esigenze di una base associativa sempre più ampia. Al 31 dicembre del 2015 abbiamo infatti raggiunto la quota di 6.600 iscritti, uffici qualificati nei quali gli imprenditori possono trovare spazi di incontro e servizi sempre più specializzati. E ringrazio tutte le aziende che ripongono la loro fiducia nella nostra associazione e constato con piacere che sono ogni anno sempre di più. In meno di dieci anni, infatti, abbiamo incrementato il numero degli associati di oltre il 50%. Solo nel 2015 ottocentotrenta nuove imprese sono entrate a far parte di ConfCommercio e nel primo semestre del duemilasedici oltre cinquecento aziende hanno aderito alla nostra associazione. Il duemilasedici è l'anno nel quale abbiamo investito e investiremo di più, grazie al, al gruppo Giovani Imprenditori, in azioni di sensibilizzazione e formazione approfondita ai soci su temi dell'ET, sull'utilizzo del web e dei social come vero e proprio strumento di lavoro competenze irrimandabili per chi fa impresa. Prosegue inoltre il nostro impegno a sostenere l'avvio di azienda. Le start-up sono un grande patrimonio per noi e per tutto il tessuto economico, ma riteniamo che debba essere accompagnate ed aiutate nel percorso che porta dall'idea di impresa all'apertura, perché possono avere reali prospettive di sviluppo. In fondo, Facciamo per le start-up quello che ci proponiamo di essere per tutti i nostri soci un partner competente ed affidabile, in grado di dare risposte in termini di rappresentanza, consulenza e servizi per tutta la durata della vita aziendale. Riteniamo che sia questo il nostro compito oggi e siamo pronti ad assolverlo nel migliore dei modi. Se c'è mai stato un dubbio sul ruolo dei corpi intermedi nella società contemporanea, noi lo fughiamo, consapevoli di quello che siamo e del nostro potenziale nei confronti delle imprese e del valore aggiunto che possiamo portare a tutto il sistema economico e sociale del territorio. Ci siamo oggi, ci saremo anche domani, sempre più determinati ad affrontare la grande sfida del cambiamento. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente. Grazie Presidente per la relazione che insomma come avete sentito ha raccontato un anno di attività e sentirlo ripetere in questa sede insomma, dà anche il senso di quanti impegni ci siamo presi e su quanti eh, posso dire, argomenti diversi ci siamo impegnati, sempre con lo slancio e la motivazione che ci caratterizza. E con, che, con questo modo di porsi affrontiamo il tema della serata. Il professor Rullani è stato citato da molti, e quindi che posso dire ha creato anche una aspettativa, professore. Quindi diciamo così c'è cioè una sorta di tensione, lo dico per alleggerire rispetto alle sue parole. Insomma, sappiamo bene. Siamo di fronte a grandi cambiamenti, io ho avuto modo di leggere alcuni suoi testi, ma anche approfonditamente le slide che ci ha fatto avere, che sono insomma, un po' la linea eh, del il suo intervento, che dà il senso diciamo così, di quanto questa società sia liquida e incerta e quindi dobbiamo tenere gli occhi dritti per vedere che cosa succederà in un futuro che è più ravvicinato di quello che pensiamo. Certo, grazie. Ma partiamo da questa constatazione che tutti voi avete ricordato. Viviamo tempi difficili. Sono tempi in cui tutta una serie di certezze, di specializzazioni, di monoculture e anche di fiducia che abbiamo riposto in questa o quella istituzione, in questo o quel meccanismo vacillano. Non solo perché c'è stata la crisi, insomma, che ha messo in difficoltà tante... Aziende, tante persone, è stato ricordato prima quanti posti di lavoro sono stati persi, quante aziende hanno chiuso, eccetera. Ma perché vedete un po' tutti i meccanismi su cui noi abbiamo riposto la nostra fiducia cominciano a scricchiolare. Pensate, non so, questa cosa della Brexit. no? Pensate un po' anche all'incertezza politica che ormai c'è in tutti i paesi, no? Una volta c'era la destra e la sinistra. Poi qualcosa che stava al centro, adesso è tutto fluido, tutto si muove, non si sa più bene, non si sa più bene nemmeno come comporre i governi, insomma. E quindi viviamo uno stato di disorientamento. Per questo è molto importante quello che avete detto, cioè che in uno stato di quando ci, ci sta nella nebbia davanti, quando il mondo non è chiaro come è costruito, si deve partire dalla capacità di credere in se stessi l'innovazione che nasce dal basso. L'innovazione che nasce, dal... questa è la passione che spinge avanti tutto, ma questa passione individuale non basta più. Proprio perché il mondo è confuso, c'è cioè bisogno di stare insieme. Ecco il ruolo delle associazioni, dei corpi intermedi, del fatto che le innovazioni che facciamo devono diventare anche innovazioni collettive, perché poi hanno bisogno di infrastrutture, hanno bisogno di normative, hanno bisogno di trattamenti fiscali, avete ricordato anche voi Tutte queste cose non si fanno da soli. Quindi la passione individuale è la base di tutto per innovare, eh? però poi c'è bisogno di un'organizzazione che nasce dal basso e che sia anche un po' la guida per la politica. Perché noi abbiamo bisogno di uno Stato che guida, ma spesso la guida deve in qualche modo essere ricalcare come dire, le tendenze che già esistono nella società, la voglia della gente di raggiungere dei traguardi, e allora in questa situazione confusa di oggi dove però ci sono tante energie che nascono dal basso innovative noi come facciamo a trovare una rotta e trovare la rotta è l'unico modo per mantenere dritta la barra e andare verso una qualche direzione senza confondersi coi venti che girano Seneca diceva non c'è mai vento a favore per un marinaio che non sa qual è il suo porto. Cioè noi dobbiamo avere l'idea che il mondo è complesso, che noi tutti abbiamo, siamo pieni di tattiche, di cose che durano tre mesi, due mesi, eccetera. Ma noi dobbiamo sapere dove andare. Vogliamo sapere dove tra dieci anni, vent'anni vogliamo andare, dobbiamo sapere il porto. Poi ci adatteremo, ci arriveremo. In, in qualche modo, cambiando rotta più volte, adattandoci agli eventi, alle circostanze, al presente, ma dobbiamo sapere qual è il porto. E invece vedete tutto il nostro modo di pensare alla situazione presente ci nega questa possibilità perché è tutta precipitata in una parola, la crisi. Cos'è la crisi? La crisi è qualcosa che ti viene a mancare. Prima eri sano, poi ti ammali, sei in crisi, non puoi più fare le cose di prima. Stai un po' là a cercare di curarti, qualche medico viene generoso al tuo capezzale a vedere che cosa si possa fare e alla fine speriamo che guarisci. E se guarisci, che, che cosa pensi di fare? Guarisci perché ricominci a fare le cose di prima. Capite perché la crisi non ci aiuta? La crisi non ci dà la rotta, perché è una rotta rivolta all'indietro ricominciare a fare le cose di prima. Noi invece abbiamo bisogno di guardare avanti, perché il mondo dal 2000 in poi non è più lo stesso. Nel mondo sono successi due eventi deflagranti, che pian piano vediamo qua e là, ma di cui dobbiamo renderci conto, che sono la nuova struttura del nostro futuro. E dentro quegli eventi noi dobbiamo in qualche modo costruirci la strada, trovare la rotta. Questi due eventi sono la globalizzazione... C'è qualcuno che sta male probabilmente. Thank uh -huh. sta meglio quindi si può continuare. Prego, prego, sedetevi pure, è stato un fuori programma per far vedere che siamo vivi. Eh? Prego, professore. Sì, dicevo che abbiamo bisogno di orientarci in questo mondo confuso scegliendo una rotta. Qualcosa che guardi avanti, ma facciamo fatica a farlo perché dicevo, il mondo passato non c'è più. Quindi, l'idea della crisi, che è come un guardare all'indietro, a come stavamo prima, a come vorremmo ritornare ad essere, no? quel PIL che è sceso del 12%, lo, lo rivorremmo come prima, ecco, questa possibilità non c'è più. Il mondo è cambiato per via di due grandi fenomeni che sono la digitalizzazione e la globalizzazione. Sono due cose che cambiano radicalmente l'economia. Sono delle innovazioni che ormai chi le studia le chiama dirompenti. E pian piano queste due innovazioni modificano la vita di noi, tutti. Insomma, prima osservavamo mentre stavamo aspettando come tutti noi avevamo un cellulare acceso e quindi eravamo qui, ma anche in qualche altro posto del mondo. E questo, questo nuovo modo di essere, di vivere, di lavorare ha cambiato alla radice il nostro modo di fare tutti i mestieri. Il mestiere del commercio, il mestiere del turismo, il mestiere dei servizi, ma anche il mestiere dell'industria, della fabbrica. Non, niente è più come prima. E allora noi abbiamo bisogno di un'altra parola, che non è la crisi. E questa altra parola è la transizione. Che cosa vuol dire transizione? Vuol dire che noi da un mondo che aveva le sue regole, i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, qui Pistoia è nata dentro un ciclo espansivo del capitalismo distrettuale che ne ha formato una certa economia, Prato lo stesso, ha no? avuto il suo boom, ma dal 2000 in poi questi sistemi vivono in un mondo che non è più omogeneo con la loro storia. E quindi c'è bisogno di cambiare, cambiare guardando al futuro. Quindi transizione cosa vuol dire? Guardare al nuovo paradigma che emerge, guardare a quello che possiamo fare per sfruttare le energie del nuovo che avanza. Perché il nuovo non è che si afferma per qualche disgrazia storica che ci è capitato addosso, il nuovo si afferma per l'energia che ha, perché possiede un potenziale di valore dentro. Perché dentro la globalizzazione e dentro la digitalizzazione ci sono enormi potenziali di valore che altri stanno sfruttando e che se noi non sfruttiamo finiranno per torcersi contro di noi, finiranno per farci subire la situazione, la transizione degli altri. E quindi noi abbiamo bisogno invece di vedere la transizione come un, un, una struttura che ci vede protagonisti. Il che vuol dire guardare al futuro, fare degli investimenti, credere nelle proprie forze, fare quell'innovazione dal basso di cui abbiamo parlato prima, organizzare la rappresentanza collettiva che permette a queste innovazioni individuali di diventare innovazioni collettive. Ecco, tutte queste cose richiedono una condizione: che noi ci attrezziamo per sfruttare l'energia delle onde. Perché vedete, ciascuno di noi può essere bravo, intelligente, imprenditore e avere delle buone idee. Ma oggi non basta più. Non basta più perché? Perché se tu hai una buona idea, ma poi il mondo va da un'altra parte, la tua buona idea magari lì per lì rende, ma poi non cresce. Perché cresca un'innovazione individuale, si deve agganciare alle grandi onde della transizione in corso. Quindi devi in qualche modo fare il surfing su queste onde. Prendere l'energia del mondo che cambia, fare in modo che oggi lo spazio di un'innovazione è 100, domani sarà 200, sarà 300, perché in quella direzione cambierà la domanda, cambieranno i mercati, cambierà la concorrenza. E quindi ti metti su qualcosa che cresce, non su qualcosa che regredisce. Per questo è molto importante sapere quali sono le innovazioni giuste. Perché non tutte le innovazioni sono uguali. E allora le innovazioni giuste sono quelle che ti permettono di fare il surfing sulle grandi onde di, che caratterizzano la transizione di oggi. E questa transizione ha delle onde riconoscibili, adesso io ve le dico sinteticamente, ma insomma se volete, poi le abbiamo anche studiate, si possono approfondire e poi con Commercio in qualche modo nel Club degli innovatori ne parliamo sempre, quindi è qualcosa diciamo di concreto, non è qualcosa di astratto. Ve ne cito almeno cinque di queste grandi onde che stanno costruendo il nostro futuro e su cui dobbiamo inserirci, dobbiamo agganciarci. La prima è il networking, cioè la digitalizzazione di un mondo globale ha fatto sì che ciascuno di noi vive in rete per tutte le cose che fa. Quindi qualsiasi cosa che noi facciamo siamo in rete con qualche altro. E questo essere in rete cosa vuol dire? Che tu sei in contatto non con quelli vicini e non con quelli del tuo settore, ma sei in contatto con tutti quelli che ti interessano. Che possono essere di un altro settore, di un altro luogo, e quindi le reti sono costruite e decostruite in continuazione. Costruire le reti, stare nel networking globale digitale è un nuovo mestiere. Voi capite, pensate di uno che, che gestisce un negozio. Finché gestisce un negozio vecchio modo, nel vecchio modo di funzionare le cose, tu hai precisi clienti e sono quelli i clienti. Ma se tu li metti in una rete digitale globale, i clienti non sono più quelli, i clienti te li vai a trovare nel mondo, i clienti possono essere cento volte più grandi di quelli, possono essere molto diversi. Ma lo stesso vale per i fornitori. Tu hai avuto sempre i soliti fornitori, adesso non ce li hai più. Adesso se vuoi i fornitori li vai a trovare da tutt'altra parte, lo stesso vale per i consulenti, lo stesso vale per tutte le conoscenze che usi. Quindi... Noi viviamo in un mondo in rete, eh? e questo costruire un'economia in rete, far funzionare un'azienda una, un in rete, è molto importante eh? perché tu sei un pezzettino di una filiera, eh? di qualcosa più grande di te, che tu devi integrare, devi specializzarti dentro e tu devi però integrare la filiera, quindi in qualche modo collegarti con gli altri, essere insostituibile, quindi per avere un po' di potere contrattuale, però contemporaneamente essere complementare a quello che fanno gli altri. E voi capite, questo è un mestiere molto complesso, è quello che noi chiamiamo intelligenza relazionale. È l'intelligenza delle relazioni con gli altri, con gli altri che contribuiscono alla a creazione di valore. Una volta questa intelligenza era data per scontata. Cioè, il commerciante in qualche modo non gli si chiedeva una particolare intelligenza, perché era ovvio che se c'era un produttore che doveva vendere dei giocattoli in una città avrebbe venduto quei giocattoli a un negozio di giocattoli, il quale aveva trovato i clienti nelle persone di quella città. Era una cosa ovvia, ma se tu cominci a dire che oggi potresti non costruire i giocattoli ma un'altra cosa, potresti fornirti di quello che ti serve qui ma da altre parti, potresti vendere quella cosa in questa città ma chissà dove altro, voi capite che qui sta a scegliere, che la tua transizione è trovare un business che non è quello che hai ricevuto dal passato, ma è quello che ha la possibilità di salire sulle onde, eh? sfruttare al massimo i vantaggi del networking e quindi decostruire le vecchie filiere, ricostruire delle nuove, avere un mestiere nelle nuove che non è quello precedente. Quindi cosa vuol dire fare il commerciante in questo nuovo mondo, no? dove tu lavori in rete? Cosa vuol dire fare l'operatore turistico in questo nuovo mondo? Cosa vuol dire fare l'azienda di servizio o il consulente in questo mondo diverso? Voi capite, è un altro mestiere. Allora, detto così, sembra una cosa così dirompente, ma non, priva di contenuto. Però voi provate a specificarlo in ogni singola azienda, a vedere i passi che questa deve fare per adattarsi a questo cambiamento. E troverete che lì c'è la parola transizione. Transizione vuol dire che il passato, pian piano, noi dobbiamo recuperare quello che c'è di buono e dobbiamo però riciclarlo in vista di una rotta, di un punto d'arrivo futuro. E questo futuro dobbiamo capire come è fatto. Allora dicevo, il primo elemento che lo fa è il networking. Il secondo futuro che, che gioca nel nostro, nel nostro... è la tecnologia dell'intelligenza artificiale, le macchine intelligenti. Guardate, qui sarà una rivoluzione tra pochi anni, già comincia adesso, ma nei prossimi 10-20 anni sarà una grande rivoluzione, perché le macchine sono diventate ormai abbastanza intelligenti da poter interagire con l'uomo. Mentre prima le macchine erano qualcosa che riguardava solo l'industria, perché erano ripetitive, rigide, eh, rumorose, quindi le mettevamo tutte dentro una fabbrica separata dal mondo e il resto del mondo lavorava. Oggi le macchine diventano piccole, flessibili, intelligenti, capaci di interagire con te e tutte le porti con te. E allora escono dalla fabbrica, non stanno più chiuse dentro la fabbrica, escono, vengono a casa tua, vengono nella tua azienda, vengono nel tuo negozio, vengono nel tuo mestiere di artigiano. Quindi ciascuno di noi comincia ad avere a fare delle cose aiutato da delle macchine, da dei programmi, da degli algoritmi, da delle relazioni. Allora questo qui è un grande cambiamento del rapporto tra industria e servizi, perché fa saltare il confine che c'era prima, fa saltare il fatto che prima le macchine erano l'industria, i servizi erano le persone. Eh? Adesso noi cosa abbiamo bisogno di persone? che sanno governare le macchine e di macchine che sanno interagire con le persone voi capite che questo deve mettere insieme l'intelligenza dell'industria con l'intelligenza del terziario e quindi il terziario che prima era un'entità premoderna per cui la modernità era l'industria, no? la fabbrica fa la produttività in fondo ha anche la leadership diciamo, nella rappresentanza perché è, è, è forte è moderna, attiva traccia la roccia per tutti ecco adesso in questa nuova situazione non è più solo l'industria, perché in qualche modo l'intelligenza è diventata quella terziaria, quella dell'immateriale, quella delle cose che si fanno a prescindere come possiamo dire, dal, 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 dalla logica ripetitiva, replicativa della grande fabbrica industriale. E allora il terziario diventa fattore di modernità. E questa è una grande, piccola rivoluzione che interessa a tutti noi, perché questo vuol dire... E le esigenze del terziario che prima erano secondarie, perché la, troccia, la rotta la tracciava l'industria, diventano invece primarie, perché in qualche modo no, il terziario si modernizza, il terziario comincia a lavorare con le cormi di scale, il terziario comincia a avere le stesse conoscenze complesse, lo stesso modo di stare nel mondo che prima era riservato alle grandi aziende industriali. Allora questa è una grande trasformazione. Che non è vero che riguarda solo le grandi piattaforme, come spesso si dice, per cui il mondo di oggi sarebbe dominato da Google, Facebook, eccetera, Amazon. No, le grandi piattaforme hanno un grande potere abilitante, cioè sono sì dei monopolisti che noi speriamo siano meno monopolisti possibili, dobbiamo fare in modo che siano meno monopolisti possibili. Però queste grandi piattaforme si sviluppano rapidamente perché permettono a noi di fare cose che prima non potevamo fare. E quindi mettono in comunicazione la gente in un modo che dà a noi delle possibilità. Quindi abbiamo bisogno, in qualche modo, di imparare da queste grandi piattaforme a trovare delle nuove relazioni e anche chi fa il commerciante non deve solo sentirsi concorrente con queste piattaforme, perché egli stesso può, in qualche modo, specializzarsi nella filiera trovando dei ruoli diversi. E dopo vediamo tra un momento come come possiamo dire, ci sono degli spazi di competitività per le aziende nostre che in qualche modo sono piccole, che hanno una grande tradizione di personalizzazione, che tutti questi valori non vanno persi, ma vanno giocati nel nuovo universo del networking e dell'automazione intelligente. Perché ci sono poi altri aspetti che invece giocano a favore delle nostre aziende. Per esempio, siccome il mondo diventa sempre più complesso, questo mondo che abbiamo di fronte, noi abbiamo la necessità... Che questo mondo chiami di nuovo sulla scena, in prima, in prima in, al centro diciamo, della scena le persone, non le macchine. Noi in qualche modo finché avevamo dei prodotti standard, finché avevamo delle cose prevedibili, possiamo pensare che l'algoritmo X ci governava la vita, che andava bene. Eh? Ma adesso non è più così. Nel momento in cui il mondo diventa complesso ci sono un sacco di variabili, un sacco di incertezze. L'algoritmo X non sa cosa scegliere, non sa quali rischi prendere, non sa che cosa è meglio per noi e che cosa è peggio, che... non sa su quali sono le cose in cui crediamo e le cose in cui non crediamo. Tocca a noi scegliere e guidare l'algoritmo. E allora eh, questa è un'altra dimensione importante in cui riemergono le persone. E questo grande patrimonio di imprenditorialità diffusa che abbiamo coltivato in questi anni, nel terziario abbiamo. Un grandissimo numero di imprenditori. Questi hanno una grande chance nel mondo del futuro, sempre che cominciano a giocare questo ruolo: cioè di valorizzare la varietà, la personalizzazione con le nuove tecnologie, però non separandosi dalle onde che dicevamo prima, ma facendole proprie e portandoci dentro la loro capacità di gestire la varietà, di gestire le difficoltà, le interpretazioni, di essere un'intelligenza superiore a quella delle macchine. E poi c'è. Un'altra variabile importante che è, è la creazione di significati. Cioè sempre più oggi le cose valgono non perché ci soddisfano un bisogno materiale, ma perché hanno un significato. Noi gli attribuiamo un significato. Allora la costruzione dei significati è un'attività un tipicamente terziaria. Eh, non si fabbricano in fabbrica i, 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 i significati. I significati si fabbricano nell'interazione sociale. I significati si fabbricano nell'invenzione, i significati si fabbricano nei marchi, i significati si fabbricano nell'interazione col cliente, nella convinzione reciproca e nella responsabilità reciproca e quindi anche questo è un elemento fondamentale, diciamo così, del, del nostro futuro. Queste sono le grandi onde, queste grandi onde in qualche modo hanno una loro potenza e noi la possiamo mettere al servizio della trasformazione del terziario. E allora il terziario. Comincia a diventare il motore dell'economia, non più come dire, la ruota di scorta dell'industria, la quale sa quello che si fa, è moderna, crea produttività, però poi siccome le automobili sono tutte a Torino, se uno abita a Caltanisetta qualcuno gli deve portare l'automobile, qui ci vuole il concessionario, il benzinaio, eh? e questi sono i servizi, ci vuole il vigile urbano che regola il traffico, ma poi... Tutti capiamo che il cuore del sistema è la produzione dell'automobile. Ebbene, non è più così. Oggi non è più così e il terziario diventa esso stesso baricentro, esso stesso elemento motore dell'economia. E naturalmente è un terziario diverso da, da quello di prima. Ecco, qui dobbiamo abituarci a pensare che il nostro modello di business muta. E guarda, ha, ha tre grandi possibilità di mutamento. Dobbiamo scegliere dove possiamo stare. La prima grande possibilità di mutamento è una possibilità difficile da affrontare per le nostre aziende e si chiama disintermediazione. Cioè il terziario intermediava e adesso con le nuove tecnologie tutta una serie di intermediazioni si possono fare senza che ci sia una persona l'intermediario a farla perché tu, per esempio, puoi entrare in contatto direttamente attraverso la rete, il cliente e il produttore entrano in contatto attraverso la rete e non c'è più intermediazione, c'è la disintermediazione. Eh? E allora tu ti immagini che tutte queste funzioni intermedie perdano valore, si assottiglino, si guadagni meno in quella funzione. E poi c'è una seconda possibile evoluzione, che è quella dell'industrializzazione dei servizi. Perché vedete, in passato i servizi non si potevano industrializzare perché tu non, non potevi raggiungere la domanda lontana. No? Mentre un produttore automobile poteva raggiungere la domanda di Caltanisetta producendo a Torino e quindi ne produciva tante e poi pian piano le portava dappertutto, un produttore di servizi non poteva, il servizio non si può stoccare, quindi lo devi fornire vicino alla domanda. La domanda è qui e fai il servizio per la domanda che sta lì, la domanda cambia e eh, il servizio non si può stoccare. Quindi tu eri costretto a non fare economia di scala, tu eri costretto a essere piccolo, fluttuante, personalizzato, ma non potevi fare... E usare l'economia replicabile, non potevi usare la scienza, non potevi usare le macchine, tutto quello che è la modernità, che è basato sull'economia riproducibile, in qualche modo ti era estraneo. Ebbene, oggi non è più così. La digitalizzazione e la globalizzazione hanno reso possibile al terziario di fare l'economia di scala, hanno reso possibile di meccanizzare, tra virgolette, algoritmizzare le attività del terziario, cioè usare i vantaggi della replicazione. Ed ecco che sta avanzando tutto un terziario industrializzato, cioè un terziario low cost, dove tutta una serie di servizi vengono dati come commodities, cioè costano poco, sono standard, no? e alla fine, una volta c'era il prodotto industriale standard, adesso ci sarà il servizio standard, e c'è cioè già, insomma, se guardate, non so, McDonald's, guardiamo i, i voli low cost, ci sono tantissime cose che in qualche modo hanno questa caratteristica, no? Tra queste due alternative non saprei quale scegliere perché tutte e due sono in qualche modo preoccupanti per chi oggi svolge attività di turismo, svolge attività eh, di commercio, svolge attività di professione nei servizi. Perché capite, la prima ti mette in campo tutta una serie di nuovi concorrenti. Pensate alla sharing economy. No? Chiunque può improvvisarsi. Eh, albergatore no, e attraverso la rete disintermediando tutti trova quello che ha bisogno della camera e gliela affitta ma questo vale per chiunque ci sono addirittura adesso mh, delle, delle signore che affittano eh, il pranzo per quelli che lavorano no, in una grande città mettono in rete dice chi vuole venire a mangiare da me a luna io ho 30 posti prenotatevi no, e i ristoranti in qualche modo, capite, sono disintermediati. E quindi, in un certo senso, no, abbiamo tutta una nuova economia, la sharing, che mette in campo altri operatori che per adesso non erano operatori specializzati, ma che fanno il mestiere e quindi diventano concorrenti. D'altra parte, se tu fai low cost, eh, lì sono grandi operatori, lì sono grandi catene. Per fare i costi bassi, standard, deve essere. E allora, cosa resta da fare al nostro mestiere? Il nostro mestiere resta da fare tantissimo perché se noi partiamo dal principio che le filiere sono diventate mobili e che il cliente oggi potrebbe fare, soddisfare i suoi bisogni, i suoi desideri, che sono sempre più complicati, in 5.000 modi diversi, ma il cliente non sa qual è quello giusto. Allora, ecco l'intelligenza relazionale. Oggi. Trovare la filiera giusta è una cosa difficile, mentre ieri era una cosa scontata. Se hai bisogno del pane vai dal panetario, la filiera c'è già, non ti poni grandi in problemi. Ma se tu oggi hai bisogno di avere un, bis un bisogno complesso, vuoi soddisfare, vuoi fare una vacanza intelligente in Australia, chi è che te la fa questa vacanza intelligente in Australia se non una persona che conosce l'Australia, conosce il turismo, conosce te? E allora crea, crea la relazione, l'intelligenza relazionale, mette in relazione chi ha le risorse con chi ha i bisogni o i desideri e crea la, il legame. No? E questo legame è il valore aggiunto che poi il cliente è disposto a pagare. Ecco il nuovo mestiere accanto agli altri due. E sarà un mestiere sempre più grande perché voi capite che la complessità dei bisogni, la complessità dei beni, la complessità delle filiere da, da mobilitare che poi diventano 5.000-10.000, sarà sempre così grande che scegliere quella giusta è essenziale. Allora tu certe cose che non ti interessano prendi il low cost, per altre che già conosci prendi la cosa disintermediata, ma per la maggior parte delle cose che devi fare cerchi quello che se ne intende e che ti fa da basista nella relazione che devi stabilire con un mondo che muta tutti i giorni e che se non sei esperto rischi di scegliere la soluzione sbagliata. Quindi l'intelligenza relazionale... Trasforma la funzione dei negozi, trasforma la funzione appunto anche delle organizzazioni di quartiere, di via, perché è tutto, tutto un terziario che in qualche modo cerca di auto-organizzarsi dal basso e ha bisogno di questi operatori che sono i nuovi operatori del terziario che gli danno l'intelligenza relazionale, la capacità di stare nelle filiali nuove, di fare le cose che servono, ecc. Allora, ho già parlato anche troppo, questa. Questi tre percorsi insomma, che in qualche modo si competono, il futuro, no? la disintermediazione, il low cost, quindi la commodity e il terziario di qualità, i servizi di intelligenza relazionale, sono il futuro possibile e noi dobbiamo scegliere dove andare e da questo punto di vista dobbiamo separare diciamo, i servizi come li conosciamo da quelli che possiamo chiamare i neoservizi. Perché i neoservizi sono la stessa cosa del servizio tradizionale, però con la ricerca di moltiplicatori più grandi. Quindi io continuo a fare il cuoco, ma faccio sì che le mie ricette o i miei piatti non abbiano più la sola domanda di quelli che stanno giù seduti al ristorante, ma abbiano, servono altri ristoranti, magari vadano online, magari vadano in tv. E quindi ho una domanda più grande, uso la rete. Quindi il, 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 diciamo, il neo-servizio è mantengo la struttura che ho, ma faccio economia di scala, cerco di moltiplicare, riusare la mia cosa. Il modello è quello del franchising, solo che oggi si fa con la rete e si fa in modo molto più efficace e molto più potente. E l'altro è lo schema che va avanti, è quello della neo-industria, che è lo schema opposto. Cioè l'industria che prima standardizzava, era lontano dalla domanda, ha capito che oggi il valore si fa avvicinandosi alla domanda che diventa sempre più differenziata. Allora ecco che la neo si terziarizza, comincia ad avere tutta una serie di distribuzioni fatte da lei, di negozi propri, eh, di legami diretti con i consumatori, diventa servizio. L'industria è quello che una volta noi la pensavamo come la fabbrica, oggi diventa il marketing, diventa la commercializzazione, diventa il sistema della logistica. Eh. E quindi in qualche modo si avvicina al terziario, è eh, una neoindustria. industria eh. Quindi tra neoindustria e neo-servizi noi abbiamo un mondo nuovo, un mondo dove sostanzialmente quella che era la vecchia divisione da di industria e servizi salta, ci troviamo in una situazione di sovrapposizione, ma dove comunque comanda e vince quelli che in qualche modo hanno delle idee innovative che cercano poi di propagare a grande scala, di propagare alla scala più grande possibile e che quindi per avere queste idee innovative devono stare in una rete di innovazione di relazione col cliente, una rete di relazione con il fornitore, devono avere intelligenza relazionale. Ecco, questo è un po' il nuovo mestiere e questo mestiere ci dà anche la rotta, ci dà anche, come possiamo dire, tutta una serie di cose da fare che possiamo fare per arrivare a gestire bene questa transizione. Ebbene, tutte queste cose ciascuno di noi le può fare nella propria azienda. Le può fare nel proprio lavoro, ma rendiamoci conto del fatto che se noi vogliamo prendere di petto queste grandi onde di cambiamento e fare le cose che servono per queste, nessuno di noi da solo è capace di fare niente. Noi abbiamo bisogno di fare le cose associandoci e questo si fa appunto accettando la rappresentanza e facendola funzionare, <coughs> facendo in modo che la rappresentanza non sia solo corporativa cioè di portare avanti interessi particolari, ma di portare avanti quella visione del mondo che non è solo nel tuo interesse, ma ne è nell'interesse di una rivoluzione che porta l'Italia non solo a vincere, come ho già vinto, con la Spagna, eh, ma a vincere su questa sfida molto più grande e molto più impegnativa che è la transizione verso il mondo digitale e globale che ci aspetta. Grazie. Ma con il suo intervento ci ha reso più, ma, aspetta, aspetta, più consapevoli rispetto a quello che ci aspetta e quali sono le sfide, le sfide del futuro. Alcune chiaramente le vedevamo già, ma insomma in mezz'ora di intervento ci ha anche un po', voglio dire, reso più consapevoli proprio di quanto non possiamo star fermi e di quanto le cose cambieranno in ogni piccola azienda o grande azienda o eh, associazione di rappresentanza come la nostra. Rispetto a questo tema uno degli elementi che potrà cambiare è quello delle regole, è quello del quadro normativo e proprio per questo chiedo l'intervento dell'assessore Stefano Sciuoffo che diciamo nella sua funzione proprio in questa fase si trova a revisionare il codice del commercio per la Toscana e quindi rimettere le mani su uno strumento che ha caratterizzato la gestione del nostro settore per tanti anni, ma ancora di più, in particolare quando si parlava di sharing economy, la legge 42 del 2000, che è la legge regionale che determina le forze in campo in quella grande filiera che è il turismo, un settore insomma, di grande valore sul quale tutti ci diciamo che dobbiamo investire e che sicuramente il quadro normativo lo rende più appetibile, più attrattivo nel momento in cui sono congrue, innovative ma anche in grado di garantire chi investe. Prego Stefano. Eh, grazie Tiziano, innanzitutto grazie dell'invito a questa serata che non è mai rituale, eh, riesce a innescare riflessioni che credo arricchiscano ognuno di noi. L'ultimo intervento del professor Rullani stimola a, a, a navigare con la mente cercando di intercettare la nostra missione, la nostra, come dire, il nostro scopo, la nostra finalità nelle nostre aziende o nelle istituzioni. Lo ha fatto ad ampio raggio cercando di dare a tutti noi elementi di, di stimolo e come dire, di una sollecitazione a interrogarci su, sull'efficacia della nostra azione, ma a indagare anche tutti gli spazi e le opportunità che abbiamo davanti e che forse non vediamo. A un certo punto ho temuto che stesse per teorizzare eh, nel sopravvento delle macchine eh, nella competizione ha anche un ruolo eh, di sostituzione fra le macchine e le pubbliche istituzioni perché se tutto è in, in questo percorso di, di eh, perfezione nella quale eh, la piattaforma la digitalizzazione eh, assumono un'intelligenza propria eh, forse tante criticità delle nostre istituzioni o tante nostri effetti che vengono percepiti in maniera a volte critica anche dalle associazioni di categoria, non mancava di rammentarcelo stasera il Presidente, forse potrebbero essere perfettibili se invece esserci uomini ci fossero dei codici di comportamento e sono capaci di governare con una fiscalità più modesta o eh, come dire essere elemento di snellimento per la burocrazia o risolvere il costo del lavoro o essere un percorso di ottimizzazione della spesa pubblica. E purtroppo non c'è una macchina a governare così perfetta, ci sono degli uomini imperfetti e degli uomini che cercano di affrontarle le questioni, che cercano di mettersi in gioco e, e di utilizzare con l'ascolto e con il contributo di tutti un percorso di costruzione di soluzioni. E io sono consapevole che questo percorso è possibile ed è stato avviato dalle categorie economiche, è stato avviato dalla eh, vostra associazione. Ma eh, il ruolo che abbiamo noi di fronte è come dire, complicato dalla, dalla storia che ci portiamo alle spalle. Abbiamo alle spalle 7-8 anni di crisi profonda, i dati sono stati eh, riassunti in maniera se possibile quasi drammatica. Ma è quello che ci è successo in questi anni. Abbiamo perso posti di lavoro, abbiamo perso ricchezza, abbiamo perso eh, spazi commerciali, occupazione. Eh, un pezzo di futuro ci siamo giocati in questi anni. Ma abbiamo il dovere di. Ritrovare le energie eh, per ripartire. Non so se per fortuna o per quale coincidenza eh, dell'economia mondiale, ma lo spazio sembra essere davanti a noi, possibile. Eh, il 2015 ha dato, se non altro, la certezza che si è arrestata una progressiva caduta e sono apparsi i primi segni positivi negli indicatori della nostra economia. Il 2016, se possibile, sta dando ancora indicazioni positive, ma non con quella forza che tutti noi vorremmo poter leggere. Ancora l'arresto di una caduta, ma non la, come dire, lo spessore di un futuro riconquistato. Eh, stanno cambiando molti fattori, troppi fattori forse nei fondamentali della nostra economia stanno cambiando le nostre aziende, stanno cambiando i modi con i quali si costruisce i processi della produzione in questo momento vorrei dire che sta cambiando tutto l'unica cosa che abbiamo di certezza è che siamo di fronte a un cambiamento eh, continuo, quello è forse la certezza e allora se quella è la certezza della Primo assunto, tutto cambia e con questo dobbiamo confrontarci, forse dobbiamo abbandonarle davvero le posizioni un po' statiche della tutela, della conservazione del passato, del mantenimento dello status quo. Abbiamo l'impressione che o siamo capaci di metterci in gioco o siamo destinati a soccombere. Sono Certo che ognuno di voi nelle vostre aziende, nei vari settori fa esattamente questo domani mattina e lo ha fatto anche eh, fino ad oggi. Ma se possibile, noi dobbiamo essere capaci di farlo con maggiore efficacia e allargando eh, la nost il nostro coraggio. C'è bisogno di coraggio probabilmente, c'è bisogno di competenza. Se siamo in un, in un confronto nel quale i punti di riferimento sono. Via via svaniti, probabilmente davvero ha ragione il professore quando dice: dobbiamo eh, continuare ad avere fiducia nell'uomo, continuare ad avere fiducia in noi stessi, nella nostra storia, in ciò che abbiamo fatto, in ciò che siamo stati capaci di costruire, ma farlo con una proposizione verso il futuro che forse è per timore, per prudenza. Eh, per tradizione, perché le nostre aziende sono molte di origine familiare, perché la conservazione era uno dei canoni ai quali eh, eravamo educati. Oggi questo no, 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 non è più uno degli strumenti con i quali stare nella competizione. E se così è, eh, noi dobbiamo aprirci non a parole, ma eh, realmente ad una ristrutturazione degli strumenti con i quali lavoriamo l'informatizzazione delle nostre attività che siano di commercio, di turismo, di servizio è fondamentale. Non farlo significa rinunciare al confronto, rinunciare a stare nel mercato, rinunciare a competere ed è impensabile che ancora oggi sono certo Ognuno di noi abbia in tasca più tecnologia nel proprio iPhone di quanto non ce l'abbia nell'azienda, perché facciamo fatica a costruirla, questa metodologia nuova di operare, e invece dobbiamo capire che chi lo fa intercetta mercati, chi lo fa costruisce relazioni, chi lo fa si confronta su un mondo globale, non con la con la strada davanti nel quale, eh, nel quale ha la propria azienda, si confronta con il mondo e ha sicuramente più opportunità di me e chi ha tutti i giorni più opportunità di me prima o poi mi supera e mi mette fuori. Allora se questo è la, il campo di, di azione di tutti noi, insieme, associazioni di categoria, istituzioni, noi dobbiamo costruire gli strumenti perché i nostri operatori, le nostre aziende, il mondo al quale facciamo riferimento abbia possibilità di accedere all'innovazione. E l'innovazione non si fa in un giorno: l'innovazione si fa con investimenti, si fa con conoscenza, è un fatto culturale perché non si acquista come un prodotto. Bisogna Comprendere la logica con la quale questi strumenti operano e costruiscono spazi innovativi. Per far questo, alcune misure la Regione Toscana le ha messe in campo sull'innovazione, sulla ricerca, sulla internazionalizzazione. I nostri bandi puntano moltissimo e stiamo cercando di renderli, se possibile, più snelli. Colgo il tema della burocrazia: più snelli. Pur nella compatibilità di questa benedetta disciplina europea che, che forse, visto gli schiaffi presi dagli inglesi, eh, incomincerà anche a interrogarsi eh, quanto possa essere davvero utile. Allora, se questo è il compito delle istituzioni, noi cerchiamo di farcene carico eh, con le nostre capacità, ma sicuramente con il metodo. Io credo che questo possiamo dirlo. Eh, Federica è qui davanti a me e con me ha passato tutta la giornata. È, è nostro dovere costruire strumenti operativi flessibili, cogenti, efficaci, ma farlo senza la presunzione di essere detentori del sapere. Si costruiscono insieme. Il confronto per formare gli strumenti di governo della nostra comunità non può che nascere dalla condivisione. E delle regole che la comunità decide di darsi. Con questo metodo abbiamo costruito la nuova legge regionale sul turismo da ieri, da oggi, e cominciamo a confrontarci sul testo unico del commercio. Non sono come dire, gli strumenti con i quali si vince la partita, ma sono alcuni dei reticoli sui quali si costruisce una sana un'economia un fondata su regole condivise, su concorrenza leale, riportando e riconducendo anche quella cosiddetta sharing economy in un mondo più strutturato dove il confronto fra gli operatori del settore è posto in condizioni se non di parità, perlomeno paragonabili. È un impegno che stiamo cercando di sintetizzare con rapidità perché ci rendiamo conto che anche il tempo è un fattore non trascurabile. Non basta evocare i problemi, non basta immaginare delle soluzioni, bisogna che queste siano operative, che siano flessibili, che siano rimodulabili con altrettanta rapidità se ci rendiamo conto di aver perso qualche spazio o di non aver intercettato tutti i problemi posti. Questa era la, la sollecitazione che raccolgo alla semplificazione, all'efficacia, alla disponibilità, all'ascolto e l'altro vero stimolo, eh, quello come dire, sulla struttura stessa della, 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 delle nostre aziende, delle nostre attività, una sollecitazione vera a portare nuova tecnologia, nuove competenze, giovani, giovani dentro le aziende. Sono loro che possono comprendere al volo quello che, che, che può offrire questa, questa, questi strumenti e utilizzarli con quella logica che, che ci veniva così eh, elegantemente raccontata. Eh, guardiamo oltre, guardiamo lontano, guardiamo alle opportunità che, che ci sono davanti e con queste confrontiamoci e siamo certi che queste potranno darci eh, spazi importanti, opportunità, futuro che questa comunità può costruire e ha costruito in passato in un'economia più strutturata, più tradizionale, senz'altro. Ma ha costruito e ci ha consegnato oggi la, la ricchezza sufficiente per potersi innovare. Non è, non è poco: non, è, non a tutti è dato partire dal punto di partenza dal quale questi territori, Prato e Pistoia, possono partire. Mondi dinamici, mondi importanti, abituati a stare nel mondo, abituati a stare nel confronto, abituati a, a giocare e anche a perdere, ma a Mettersi ogni volta, ogni mattina a disposizione della comunità per costruire una ricchezza il più possibile condivisa. Grazie. Grazie per le parole anche rispetto all'organizzazione dell'assemblea e anche per i temi trattati. Ci avviamo verso la conclusione. Io. A questo punto concludo il mio intervento immeritato nel ruolo di moderatore di questa serata. Lo faccio ringraziando tutti i presenti, ringraziando le autorità, ringraziando anche i collaboratori del nostro sistema che tanto hanno fatto per organizzare questa serata. Voglio ringraziare l'azienda Peante Mati perché ci ha fornito. Le piante per questa bellissima installazione che anche il direttore generale ha notato, avendo visto i vivai durante il percorso, poi le ha viste anche qua stasera. E lascio a lui volentieri la parola per la conclusione dei temi affrontati. Grazie, sicuro di eh, ottenere la vostra. In condizionata approvazione non mi impegnerò in un ragionamento complicato, data l'ora, anche perché poi abbiamo sentito cose estremamente interessanti e quindi mi limito innanzitutto a ringraziare il Presidente Morandi, il collega Tiziano, per il lavoro che è stato fatto, per la mobilitazione che hanno generato per lo sviluppo associativo che hanno garantito anche in una condizione di difficoltà, perché poi le start-up sono sempre delle cose piuttosto complicate. E qui stasera abbiamo sentito il positivo lavoro che è stato fatto, per queste ragioni ringrazio e mi sarebbe piaciuto, visto che siamo in Toscana, che questa sera il nostro Presidente del Consiglio fosse stato qui a verificare come i temi trattati, le persone convenute, tutto rappresentano forché un ferro vecchio del secolo corto, perché noi non siamo realtà che frenano le dinamiche di sviluppo del Paese. Non siamo i cosiddetti, fra virgolette, conservatori, perché i conservatori sono quelli che stanno bene dove stanno, noi non stiamo bene dove stiamo. Le nostre aziende sono in difficoltà, lo sono ancora oggi, è stato richiamato prima, questi sette anni. Hanno devastato interi tessuti economici, hanno consumato capitali familiari, speranze, investimenti, prospettive. Ricostruire una speranza per i nostri settori non sarà operazione semplice, anche se io sono convinto che da qui e da noi il Paese può ripartire. Vedete, negli anni 70 e 80 il Paese ha investito moltissimo sul grande sistema industriale, non voglio generare contrapposizioni, non esiste il tema. E purtuttavia dopo questi anni di crisi noi registriamo che il cosiddetto grande capitale o i grandi, cosiddetti grandi capitani di industria, quelli che si sono innamorati della finanziarizzazione più che dell'impresa hanno distrutto una parte importante e significativa del tessuto economico del paese i talcementi, telecom, Montedison, Pirelli abbiamo assistito ad un processo di spatrimonializzazione della ricchezza del paese che è sotto gli occhi di tutti. Chi è rimasto ancorato dentro il tessuto economico e sta tentando di costruire una prospettiva è ancora quel settore che, in qualche misura, è stato criticato da tanti economisti e anche sociologi dell'impresa breve, dell'impresa corta, dell'impresa che io continuo a definire a capitale familiare, quella che in questi momenti di crisi anche del sistema bancario è quella che ha utilizzato meno le risorse delle banche e quelle che in fondo non hanno e non possono essere chiamate a rispondere della crisi del sistema bancario, che come abbiamo detto più volte la crisi delle banche è generato da troppe garanzie per poco credito e da troppo credito con poche garanzie. Questa è la crisi di un sistema a cui occorre por fine perché l'idea che dobbiamo ritornare e il sistema creditizio nazionale debba incominciare ad investire sull'economia reale e da qui una piccola osservazione insomma tanto si è fatto per salvare il sistema creditizio nazionale, ahimè, senza porre le condizioni di un impegno del sistema creditizio nazionale dentro l'economia reale, salvataggi senza condizioni, in un momento nel quale, per uscire dalla crisi, le linee di credito dello sviluppo per agganciare la ripresa, oggi il nostro sistema ha bisogno di credito e nel momento in cui noi continuiamo, nonostante le difficoltà, con i nostri sistemi di cofidi, a finanziare il sistema delle piccole imprese, ahimè, qui lo dico anche ai pubblici amministratori, abbiamo visto che il fondo centrale di garanzia, che doveva supportare meccani questi meccanismi, i fondi centrali di garanzia, oggi sono stati, è stato in qualche misura snaturato lo ricordo, il fondo centrale di garanzia è nato per dar credito al piccolo e medio sistema produttivo del Paese, oggi viene utilizzato dal sistema delle banche per darsi ulteriori protezioni e ulteriori garanzie. Noi questo l'abbiamo segnalato al Governo. E guardate quando rileggeremo con maggiore distacco diciamo. Questo periodo di grande crisi noi vedremo quanto è stato fatto per salvare il salvabile dal sistema dei nostri cofidi. Questo è un servizio reso da un sistema associativo che non, non è impegnato a difendere un recinto, da un sistema associativo che non è strutturato per difendere i piccoli privilegi di una casta o di una categoria economica. Il nostro sviluppo, lo sviluppo delle nostre imprese sta dentro e per intero allo sviluppo del sistema paese. Ecco perché noi diciamo che i corpi intermedi oggi possono davvero concorrere con il governo a rigenerare le ragioni dello sviluppo, perché noi e qui la nota di ottimismo perché anche di questo noi dobbiamo parlare, io credo che noi abbiamo la forza, la potenzialità, il Paese ha la forza e le potenzialità per entrare in una nuova fase di sviluppo. Certo, ci sono delle condizioni, il tessuto imprenditoriale c'è, l'innovazione c'è nei nostri settori. Guardate che dopo questi sette anni di crisi, noi lo stiamo anche. Osservando, Rullani prima ha parlato dell'innovazione come fattore indispensabile allo sviluppo, leggere il cambiamento, eccetera, ma guardate che dopo questi sette anni di crisi noi dovremmo rifare la geografia del nostro sistema delle piccole e medie imprese. Perché tanta innovazione coloro che hanno resistito alla crisi è perché hanno ciuffato nuovi mercati, perché hanno trovato forme nuove. Perché sono entrati nei cosiddetti meccanismi di globalizzazione. E quindi c'è tanta innovazione nel nostro settore, così come c'è tanta innovazione nelle associazioni di categoria che vanno e vogliono accompagnare i processi di sviluppo delle nostre aziende. Noi, lo diceva prima Rullani, ma lo diceva anche Tiziano, noi stiamo. Molto riflettendo col Club degli innovatori e non solo, su come posizionare la nostra economia diciamo nei prossimi settant'anni, anni, visto che noi abbiamo celebrato i primi settant'anni anni della nostra, della nostra vita associativa, ci stiamo riflettendo, avendo una consapevolezza che essere a ruota delle imprese non serve né a noi né alle imprese. Un sistema associativo come il nostro deve essere avanti all'impresa, per poterla in qualche misura guidare, indirizzare, per essere noi stessi promotori di sviluppo. In questo impegno noi ci stiamo mettendo molto, ci stiamo mettendo testa, ci stiamo mettendo risorse, investimenti. Noi crediamo al ruolo associativo. Vedete, non è un caso, lo dico soprattutto perché io sono innamorato, eh, io rimango, insomma, adesso poi abbiamo i processi di riforma in atto che noi salutiamo naturalmente in maniera positiva, al di là poi delle opinioni di ciascuno, ma rimettere in moto anche le riforme istituzionali noi ovviamente salutiamo positivamente questo processo. Abbiamo solo una piccola preoccupazione, piccola non tanto, noi rimaniamo caparbiamente legati al concetto di un'Italia, di una Repubblica delle Autonomie. Noi crediamo che il centralismo sia la via breve ma insidiosa. Per risolvere i problemi del Paese. Può sembrare semplice portare al centro una serie di politiche, ma secondo noi è una via fallace. Perché le nostre economie. Globalizzazione e territorio non sono in antitesi. Anzi, anzi, la globalizzazione esige e richiede un maggiore nostro radicamento nelle realtà territoriali, perché la nostra ricchezza, la nostra prospettiva sta nei territori. Certo, poi c'è il processo di rete, i distretti e quant'altro ma il nostro radicamento territoriale è la ricchezza di questo paese. Noi vorremmo che le autonomie locali venissero rafforzate, non depotenziate. Vorremmo che le autonomie locali avessero le risorse sufficienti per promuovere le politiche economiche, sapendo che anche questa è la nostra mission nonostante quello che sta accadendo alle Camere di commercio, che è una visione un poco semplicistica e un riformismo eccessivamente frettoloso sta progressivamente cancellando dai nostri territori. Le Camere di commercio erano l'incontro positivo delle pubbliche istituzioni con le realtà di rappresentanza capace di generare in qualche misura progettualità per lo sviluppo dei territori, ma al di là di questo noi dobbiamo ritornare ad essere presenti nei territori perché la nostra è un'economia prevalentemente territoriale. E allora, di fronte anche alle incertezze, io ho sentito in questi giorni tanti nostri colleghi, tanti nostri imprenditori, che sono un poco disorientati anche dalle cose che stanno accadendo, la Borsa, l'uscita dall'Europa del Regno Unito. Io credo che, questa botta è perché di una botta si tratta deve darci una lezione, e qui mi riporto ai grandi padri fondatori dell'idea europea quando si avviano processi riformatori così importanti, non ci si può fermare a metà. Purtroppo l'Europa si è fermata a metà. Si è fatta la politica monetaria, si deve fare l'Europa politica, perché non esiste, né può esistere una moneta senza Stato ed uno Stato senza moneta. Accanto alle politiche monetarie occorre costruire i momenti di governo dell'Europa che non può rimanere in mano ad una tecnocrazia perché le politiche degli stati continuano ad essere in qualche misura improntato a politiche egoistiche. E allora unione politica e allora unione intorno alle politiche fiscali. Se non c'è la politica fiscale in qualche misura governata a livello europeo se non ci sono le politiche del lavoro costruite a livello europeo, se non c'è un'idea di welfare europeo, è evidente che noi non saremo in grado di reggere l'impatto che ci viene anche da altri paesi e da altri concorrenti. Noi abbiamo bisogno di un'Europa politica. Da questo punto di vista io mi auguro non lo so non ho notizie che il vertice di questa sera abbia dato in qualche misura delle indicazioni per fare un passo in avanti verso il rafforzamento dell'Unione europea perché, badate bene, a me hanno sempre detto e mi hanno insegnato che i veri leader guidano i popoli, non si fanno guidare. Questa è la differenza fra coloro che ritengono che la politica è una funzione alta e coloro che invece ritengono che la politica invece debba essere semplicemente la registrazione di un qualche sondaggio di opinione. Noi ci auguriamo che la politica riprenda a fare la sua parte come strumento di costruzione di una prospettiva. Da questo punto di vista io mi auguro innanzitutto che altri stati non seguano questo pessimo esempio che ci è venuto dall'Inghilterra, perché senza Europa non c'è futuro e non c'è futuro soprattutto per le nuove generazioni. Allora un impegno, un impegno nostro, noi abbiamo tanti progetti davanti, guardiamo con molta attenzione al referendum che non sarà un d day il giorno dopo avremo i problemi del giorno prima, per cui noi invitiamo la politica a non star ferma nell'attesa di questo giorno eh, che dovrebbe segnare la svolta eh, storica del Paese. Certo, è un momento importante, significa che il Paese è ancora in grado di avviare un processo di autoriforma. I mercati esteri ci stanno guardando anche su questi passaggi, ma nel frattempo incominciamo a lavorare perché la prossima legge di stabilità ci dia alcune cose, e termino qui riforme stabili non ci interessano i provvedimenti spot. Non credo che noi costruiamo la nostra prospettiva né sugli 80 euro né su un qualche beneficio che viene dato a questa o a quella categoria. Io credo che il Paese ha bisogno di riforme e di riforme stabili e soprattutto il Paese ha bisogno di una riforma del fisco che metta le nostre aziende in grado di competere e quindi di avere capitali per fare investimenti anche sull'innovazione. Solo così noi saremo in grado di competere con i mercati internazionali. Grazie. Tutte qua, anche con l'intermezzo della presenza diciamo così, del soccorso per quella persona che ora mi dicono sta meglio, quindi anche quel passaggio è andato. È un anno bisestile e negli anni bisestili si sa, succede di tutto. Bene, un ringraziamento a tutti voi di nuovo, grazie di essere stati con noi, grazie a tutti i nostri ospiti e buona serata.